Ciao, sono Stefano di Savini Vivai, siamo qui nella nostra serra dove abbiamo tutte le nostre piante di pomodoro. Finalmente siamo arrivati al mese di aprile, dove alla fine di questo mese, all'inizio di maggio fino ai ritardatari del mese di primi di giugno, si potranno piantare o trapiantare le piante di pomodoro. Queste tipologie di pomodori sono tutte in vaso da 10, come possiamo vedere queste qui. Per piantarle dovete cavare ovviamente il vaso e rimuovere un po' la radice. Poi fate attenzione che il vaso sia bagnato quando lo piantate. Se non è bagnato, immergetelo in un secchio d'acqua che si inzuppi bene. Si deve inzuppare bene e una volta che è bello bagnato lo piantate e chiudete lì. Per la concimazione ottimale per questi tipi di pomodori, per tutti i pomodori, è questo qui, che è osmocote, è un concime a lente cessione che metterete in fondo al buco. Adesso ve lo apro che ve lo faccio vedere. Metterete tipo un pugnino così ogni pianta in fondo dove ci va la radice e la pianta per 6 mesi ha tutto il fabbisogno energetico che gli serve per creare dei pomodori buoni, che non eccedano di vegetazione e che abbiano molto sapore. Questo è il numero uno tra i concimi che ci può essere per questo tipo di piante. Vi faccio vedere questa, dove abbiamo la tipologia tondo, che è il buonissimo Ottima o il vecchio Robin, che sono molto molto buoni e molto grossi da mangiare in insalata, sono buonissimi. Poi andiamo nelle varietà più resistenti alle virosi, dove abbiamo la Nice, che è una varietà molto rustica, molto resistente alle virosi e molto produttiva. Sempre a frutto tondo, vara sul verde scuro e diventa rosso anche lui, come tutti gli altri, però è più sodo come varietà. Poi andiamo sulle varietà a cuor di bue. Cuor di bue abbiamo il Punente, che è una varietà delle più resistenti che ci sia tra i pomodori cuor di bue, resistente alle virosi e tanti nematodi. Questa è una pianta che ha tutte le resistenze anche per quello che riguarda il tomato spotted, che è una malattia che prende la cima del pomodoro e fa seccare la pianta. Questa è molto produttiva, molto precoce, produce le prime rozzate, fa 8-10 cuor di bue tutte attaccate, quindi si disfa la pianta nelle prime produzioni, nei primi palchi fioreali. Poi abbiamo una varietà molto particolare, che è questa, che è il Cauralina, che è da mangiare, è molto molto buona, è fatta, è un cuor di bue fatto a cuore. È una pianta più brutta da vedere perché è leggermente, ha le foglie a salice, molto tendono leggermente a appassire, però ha già i fiori, è molto precoce ed è da mangiare, è una delle migliori, non ha acqua e ha polpa piena. Poi abbiamo il Rosamunda, è il top del cuor di bue. Questo pomodoro qui ha il suo colore rosa molto particolare ed è molto apprezzato sia per chi li vende sia per chi se li mangia, perché sono molto buoni. L'unico pecca che ha questa varietà è che è molto costoso, perché il seme della ditta che li ha fatti è molto costoso e insomma se li fanno pagare. Questo invece abbiamo il gigante, questo qui è il pomodoro gigante, sono pomodori che vengono quasi un chilo e mezzo, ne fa pochi, però sono molto molto dolci da mangiare e sono molto saporiti, non hanno acqua all'interno, quando li tagli sono una fetta piena, sembra tutta polpa, tutta pasta. Poi abbiamo questa varietà qui di pomodoro costoluto, che è il Marmara, che è un pomodoro molto costoluto, schiacciato, molto produttivo e molto buono da mangiare sia crudo che in graticola. Poi abbiamo la Ricciolina, che è una varietà prodotta qui dalla nostra zona, schiacciata, non ha molta resistenza come pianta, che è una pianta molto debole, però è molto molto buona da mangiare per chi se li mangia in graticola, perché non ha magone per niente. E poi abbiamo il nostro fiore all'occhiello, che è il pomodoro Marinda, che è un pomodoro costoluto, molto dolce ed è molto molto buono da mangiare in insalata. È buono sia varato che maturo.
Poi andiamo su quest'altra varietà che sono i pomodori a grappolo, di cui abbiamo diverse tipologie, sia quella resistente alle virosi, sia quella tradizionale classica. Fanno il palco dei pomodori tutto rossi, tutto rosso, e si possono raccogliere a maturazione completata, quindi non cascano, e sono molto sodi anche come pomodoro. Poi andiamo nell'ovale. Nell'ovale abbiamo questa tipologia che è il Carnaby, è un pomodoro ovale a grappolo, c'è il Carnaby e l'olivade e il campiello. Queste varietà sono molto resistenti alle malattie e molto produttive. E sono buone da mangiare sia crude che da fare il sugo, perché sono tutta polpa. Poi andiamo nei sammarzani, dove nei sammarzani abbiamo questa varietà che si chiama Portento. È una varietà di sammarzano che produce tantissimo, è una delle più resistenti, che non fanno il culo nero, diciamo, sono le più resistenti a non farlo, però qualche volta può capitare con gli eccessi idrici che lo possa fare anche questo, però sono molto produttivi e molto buoni da mangiare. Poi andiamo nel pomodoro scatolone, è un sammarzano vuoto dentro, che quando lo tagli si vede proprio il lobo vuoto del pomodoro, ed è praticamente usato per l'insalata. Poi andiamo nel piccadilli. Questo è il piccadilli, è il pomodoro più apprezzato da me, perché me li mangio tutti in insalata e sulla graticola. Sono circa 4-5 cm, sono 20-30 grammi, sono dei frutti dolcissimi e sono molto buoni da mangiare in tutte le minestre, diciamo. Poi andiamo sul datterino, qua abbiamo il capriccio, che il capriccio è il datterino più dolce che c'è, è un datterino che viene sui 10 grammi, 10-12 grammi, produce tantissimo, ovviamente bisogna concimare la pianta in modo corretto per non esagerare con la vegetazione, e sono da mangiare così crudi, sono da mangiare come le ciliegie in poche parole. Poi abbiamo questa varietà che si chiama Dolly, è un datterino giallo, molto produttivo, molto buono da mangiare in insalata, viene verde, parte verde, poi diventa arancione, diventa giallo alla fine. Questo è buonissimo da mangiare così, da fare delle insalate belle colorate. E poi non ci potevamo far mancare il razzolo, e questo qui è il datterino arancione, come si vede poi anche nell'etichetta. Questo datterino qui produce dei frutti sempre di 9-15 grammi più o meno, sono arancione, maturazione diventano arancioni, e anche questo è uno dei più dolci che c'è. Quindi capriccio, Dolly e razzolo, farete delle insalate spettacolari. Poi andiamo sul ciliegino, e ciliegino qui abbiamo il numero uno, che è il, mi sfugge il nome, il Carminio. È una bella collana di perle, perché fa un bello stelo lungo pieno di frutti tondi tutti uguali, è molto buono da mangiare, la pianta è molto molto produttiva, è il più buono che c'è al momento nei ciliegini. Poi andiamo sui ciliegini classici, abbiamo il ciliegino Tudor, che è più precoce, leggermente più piccolo, però molto molto produttivo. Poi andiamo sul pomodoro particolare, qua abbiamo il Black Pearl, è un datterino tigrato, viene molto un pochettino più grosso del datterino normale, viene molto scuro ed è molto un po' da camone, è molto sostenuto come sapore. Poi abbiamo il Melange invece, questo è il Melange, che è un datterino tigrato, è molto particolare, sempre sulla tipologia camone, è molto buono da mangiare in insalata ed è mediamente produttivo. Poi abbiamo delle altre varietà, tra cui il pomodoro che è si chiama 7733, che è tipologia camone,
è un pomodoro molto buono da mangiare in insalata, è apprezzato specialmente nelle zone dove ci sono le terre sabbiose. Se volete acquistare i nostri piani di pomodori potete farlo tramite il nostro sito www.savinivivai.it oppure potete venire direttamente al nostro vivaio di Cotignola in provincia di Ravenna. Per il momento è tutto, un saluto da Stefano. Ciao!